anche tutto l'Abruzzo, Pescara, L'Aquila, Teramo, perché noi andiamo in onda da Genova, però trasmettiamo anche su queste regioni d'Italia. Le saluto tutte quante e poi man mano che si va avanti saluterò anche tutte le altre città che ci seguono. Tanto vi dico che all'166-109-875 vedete che le linee sono libere, potete chiamare. Ricordatevi che oggi giornata buona, giornata speciale proprio per quanto riguarda il gioco, anche perché sappiate che per tentare la fortuna bisogna beccare i momenti giusti a livello proprio planetario, a livello cosmico. Con gli studi che abbiamo fatto, abbiamo anche degli astrologi in studio, questo ci sembra un periodo particolarmente propizio. Chiamate e poi ne rimarrete convinti, ne rimarrete soddisfatti. Pronto? Ciao! Pronto? Ciao! Perché? Sei il sole! È perché io ti chiamavo, che dicevo sempre, quando arrivi tu sei la ventata di allegria. Ti Grazie! Tu ricordi? ti ricordi? E io sì che mi ricordo. Mi ricordo la tua voce. Senti la mia voce? Me la ricordo, sì. Ti è familiare? Sì. Ormai, a furia di chiamarti. Senti un po'. Dimmi. Bisogna che mi guardi una cosa, guarda, non ti devi arrabbiare, io ti chiamo sempre, ma tu lo sai che quando io sto male ho bisogno di te, che mi guardi tutte le cosine bene. C'è un guaio. Dimmi. Allora, mi devi andare a vedere perché, niente, mi ha detto che questo weekend viene giù, però io tramite una persona ho saputo che, cioè, secondo me non è possibile questa cosa. Voglio sapere che mi sta mentendo, se lui o questa persona. Come si chiama più lui? Fabio. Fabio. Tu sei Elena. Sono sempre Elena Scorpiona. io. Più o meno, gemelli. Ah, sì. Mi Dico più o meno ricordavo perché sempre il segno segno d'aria. Allora, vediamo subito. Se Fabio verrà giù oppure no. d'aria. Senti un po', ma ho sentito che ha delle signore, le hai dato anche i numeri dell'otto. Eh? Ho sentito che ha delle signore, le hai dato i numeri dell'otto. Ma allora hai appena aperto il televisore? Sì, Ti tiro le orecchie. Guarda qua quanti fax che ho già fatto leggere, quante ma dai, io testimonianze. stamattina ti dico la verità, sono un po' indietro e allora ho acceso ma non seguo, capito? Sì. Intanto faccio le mie cose. Ebbè. E allora poi ho messo così, richiamo, richiamo, richiamo finché non sono beccata la linea, perché qui No, sei vabbè. desiderato, come non te lo Stai dico. tranquilla. Sì, diamo anche i numeri dell'otto. Allora, come vedi, questa è la sua intenzione di venire giù. Qua è la tua preoccupazione che non venga, è la notizia che hai avuto che lui non verrà. Questo 5 di spade, per cui questa perdita, no? Chiamiamola così. Ha dei problemi a livello familiare che lo stanno trattenendo su. Secondo me ti fa una sorpresa. Davvero? Sì. Guarda, ti dico, viene giù all'improvviso. Però venire viene. Ma secondo te quando viene? Quando è che deve venire? In teoria venerdì. Venerdì? Eh sì, venerdì sera. Allora, Abbastanza sul facendo i tardi. conti. Facendo i conti, aspetta, Guarda, faccio un giro e vediamo se ci saranno dei ritardi oppure. Andiamo bene. Oh, sempre le stesse carte. Beccati te. Sempre le stesse carte? Sì, sono cadute le stesse carte, significa che proprio il caso, la sorte, il destino, cioè le carte stanno rispondendo bene perché stanno continuando a confermare le cose che ci dicevano prima. Cioè che se Allora, la danno 3, la sua vita, 6, tada ti, tarara, quelle case lì. 7. Viene, guarda, viene venerdì. Viene. Bene. Perché ritardi non ce ne sono. Ah. Arrivare viene, M'hanno detto arrivare tutti arriva. allora. Tu hai paura che ora ci siano dei ritardi o che addirittura non venga, ma è un timore infondato. Farà di tutto per C'è il venire. sole, dai, come fa a non venire? Viene di sicuro. Tra l'altro, tu non hai avuto notizia da lui. No,
No, no, no, da un'altra persona. È una donna. È una donna che te l'ha detto. Eh sì. Beh, poteva farsi gli affari suoi, perché comunque non è vero. Cioè, lei non ne sapeva niente, ti ha detto una bugia. Ma secondo me, sta qua, secondo me è gelosa, sai. Sì, sta qua, sta agendo spinta dalla gelosia, tanto è vero che prima c'era... Ma secondo te, lui mi è fedele? Rifacciamo sta perché domanda. Lui dice sempre che è fedele, che è fedele, che è fedele. Rifacciamo, guarda, io tutte le volte che ti domenica sento... Domenica ho fatto una scenata di gelosia che non ti dico... Tutte le volte che ti sento so già che dovrò fare sta domanda qua. Poi parli tu che sei una scorpiona. Mi vieni a parlare di... fedeltà. Di fedeltà. Ma vai. Ma vai perché? Perché non la conosco io. No, scherzo. È no, che ma io finché sono innamorata sono fedele, dopo che non lo sono, ma finché sono innamorata. No, no, ma sai perché? Perché il segno dello scorpione è considerato un segno un pochino libertino. No, ma io ti dico, io finché sono innamorata sono fedelissima. È dopo, quando poi dopo mi passa, allora poi vabbè. Non dipende, è mica colpa mia. Ti è fedelissimo. Senti, Elena, o te le togli dalla testa sta paura proprio della sua infedeltà, oppure non mi chiami più. Capito? Perché guarda che lui ti è fedele. Benissimo, guarda, però sì, è fedele, è fedele, c'è la tua paura. Ma è vero che dorme da solo, mi ha detto che è andato a dormire in un'altra camera, che dorme da solo. Dimmi? Mi ha detto che è andato a dormire in un'altra camera, che dorme da solo. Ma sì, ti è fedelissimo. È vero? Ma sì, tranquilla, tra l'altro vedo che ti sta pensando, ti pensa positivamente. È un santo. Tranquilla. Vorresti dirmi che è un santo? Eh? Vorresti dirmi che è un santo? Guarda, non sento niente. Ma come mai non mi senti? Ma il mio telefono? Ma non lo so. Oggi abbiamo avuto qualche piccolo problema. Ma sì, ma evidentemente sono le linee, guarda. Ah sì, mi dispiace. No, vabbè, ma comunque abbiamo scoperto che lui ti è fedele, che viene giù, che vi fate un bel weekend di fuoco, che vi divertite, che vi volete bene e che comunque la vostra relazione va avanti. Guarda, poi ieri gli ho telefonato, gli ho detto cosa mi hai detto del lavoro, era contentissimo, mi ha detto sono proprio felice, sai, questa cosa qua. Però insomma, sai, ho sempre un po' paura, perché comunque anche questo lavoro da una parte ci allontana, per cui a volte io penso magari vuole che lavoro, così dopo mi lascia, capito? Elena, ti chiedo solo una cortesia. Dimmi. Poi ti continuo il giro, perché rimani pure in linea, se non ti dispiace mi ascolti un minuto. Sì? Che devo fare solo la chiusura perché purtroppo l'ora è scappata. Ah, però bene. Tu rimani qua perché anche quando si spegne la telecamera qua, questo occhio che mi guarda è continuo. Per cui anche agli amici dico che anche se non mi vedono in TV, l'166 è aperto, io ci sono ogni giorno, tutto il giorno, a volte anche fino alle 10 alle 11 di sera. Allora, avete visto, non mi ripeto più perché poi sennò si diventa pesanti e pedanti. Chi vuol capire capisca, insomma, abbiamo fatto vincere tanti soldi e si va incontro alla bella stagione, si ha voglia di andare via, di farsi una settimana fuori e una vincita può far piacere, una vincita può far piacere anche però a quelle persone che una vacanza non se la possono permettere e hanno dei problemi ai quali porre dei fini, dei rimedi. Non vendo illusioni, non regalo sogni, però anche il milione e mezzo, le 500.000 lire, credo che possano far piacere per la rata, per il mutuo, per tutto quanto. La fiducia si conquista, io sono qua proprio per cercare di avere fiducia, di farvi capire che siamo gente onesta, persone serie. Chiamateci, siamo a vostra completa disposizione, ci vediamo alla prossima e come al solito voletevi bene e un in bocca al lupo per tutto. Ciao!